Buongiorno, giovedì 17 dicembre 2020. La notizia bella per l'Italia è che Conte e Di Maio sono in Libia a prendere i 13 pescatori che sono stati sequestrati da 100 giorni dalla Guardia Costiera libica e li riportano a casa. Questa è una bella notizia, per cui significa che si è conclusa questa brutta avventura dei nostri connazionali e praticamente ritornano dalle loro famiglie, e questo significa sarà per loro un Natale bellissimo, di pieno di gioia dopo questa situazione che ci ha tenuto tutti così un po' col fiato sospeso per capire cosa poteva accadere, anche perché la Libia ogni tanto qualche scherzo del genere lo fa, come anche le varie situazioni brutte accadute in Egitto del nostro Regeni, che poi fu trovato morto, e poi del ragazzo che studiava a Bologna, egiziano, che è tornato giù, l'hanno acchiappato, fermo tutto, e deve stare ancora un altro mese e mezzo in galera. Per cui significa accadono queste cose, sono veramente brutte. Però è importante che l'Italia abbia dimostrato questa capacità di poter chiudere questo brutto episodio. Credo che i ragazzi rientreranno con il volo di Stato con cui è andato giù Di Maio e Conte e torneranno dalle loro famiglie, e questo è importante. Poi, cioè, il Natale che sta per arrivare, questo è il cappellino, qui c'è tutti i cosi di Natale, però non si sa il rosso, verde, com'è la situazione, Luca? Allora, quella della Toscana penso che sia prevedibile anche un grosso abbucco, cioè? Un'apertura e poi una chiusura istantanea, però potrebbero anche avvertirci in ritardo dicendoci era ieri. Era ieri. Ho fatto una battuta, non lo sappiamo ancora. Non si sa. Ma oggi lo sapremo. Speriamo che oggi il governo italiano ci dia delle indicazioni su come dovrà essere questa regolamentazione delle feste natalizie, perché oggettivamente è chiaro che mi sembra che sia un po' passata la questione della linea dura, no? Per cui di certo qualche cosa in più dovremo affrontarla. Bene, notizia di palio: è morto Brento, cavallo vittorioso nell'agosto del 2007 per la contrada del Leocorno, montato da Jonathan Bartoletti, detto Scompiglio, che avremo come ospite la settimana prossima. Allora, siamo invece collegati. Abbiamo anche tutti i video per dopo, per farvi vedere di Brento. Siamo collegati con Andrea Mari nella sua scuderia. Andrea, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti voi, grazie dell'invito telefonico, sai quanto mi piace stare al telefono su Skype. Senti Andrea, effettivamente non sei un tecnologico, eh? Non ci ho mai capito più di tanto, no? Ora ho provato anche l'auricolare, questo sembra, mi sento meglio, dai. È che non si sa mai dove stai, guarda. Devi guardare il telefono. Guarda il telefono. Vai. Senti Andrew, allora ci siamo visti per i non pali di luglio ed agosto e poi all'autunno, l'inverno e la vita prosegue. Chiaramente con tutto quello che non è accaduto che di normalità nella nostra Siena. Ci sei? Bello. No. Dicevo. Non so che ho piccato, è sparito tutto. Vabbè, allora dunque Franco ti chiedeva di questo periodo dove il palio non c'è stato, che è stato molto lungo e che cioè, ancora prelude a un'incertezza, no, di fatto per il prossimo anno, sperando che poi insomma tutto sia la situazione sia migliorata e che di fatto poi magari ci dia l'opportunità di fare tutto il percorso paliesco, no, dalle corse di addestramento fino ad arrivare fino ai pali, ecco. Te che sei un ragazzo sveglio, cosa pensi? Pali sì o pali no? Io ho la sensazione che secondo me si riesca a fare tutto regolare. Penso anche che con la volontà dell'amministrazione comunale, che ha sempre dimostrato, secondo me, ammesso che funzionino questi vaccini e funziona la cura, chiaramente, perché tanto bisogna seguire le regole, sono convinto che questa amministrazione comunale sarà molto predisposta sia per farne due, ma per fare anche quello che si voleva fare l'anno scorso, ovvero il terzo palio. Anche uno straordinario. Sì, anche perché secondo me rispetto a tante altre realtà
la città di Siena anche per ripartire, no? Per avere ha un vantaggio grande. La festa del Palio è unica al mondo e fortunatamente ce l'ha questa città, che aiuterà senz'altro a risalire la china in maniera più spicciativa. Senti, anche le altre piazze italiane dove hanno la loro festa con i loro pali, chiaramente sono tutti pronti a ripartire, no? Sono tutti pronti a ripartire, però allo stesso tempo hanno magari qualche... Allora, magari logisticamente ok, hanno la possibilità di andare da tanti a lungo nel tempo, no? Il Palio di Fucecchio già stavano valutando anche di farlo a ottobre. Il Palio di Legnano uguale è stato spostato verso la fine di luglio, stanno valutando. Io penso c'è la volontà, la voglia e il bisogno da parte di questo mondo di ripartire però come tutti gli altri. Senti, raccontaci un po' la tua vita di questi mesi. Ma senti Franco, è stata regolare con l'azienda, ho lavorato tanto nell'azienda, mi ci sono dedicato tantissimo. E niente, ora sono ripartito dal primo di dicembre come se fosse un'annata normale di preparazione e sto montando a cavallo, i cavalli sono già tutti dentro, quindi hanno ripreso a lavorare. È regolare Franco, ora c'è un po' di incontri con le contrade per gli auguri di Natale, che fa sempre piacere respirare un po' d'aria di palio, di acre di palio. E niente, è normale, guarda, io ho fatto finta tutta l'estate di allenarmi come se si corresse e ora ho finta che tutto sia normale per prepararmi a ricorrere il prossimo anno. Senti. Anche perché se poi mi diano e si corre, non ho scuse. Tempo per prepararmi. Senti Andrea, ci racconti un po' l'esperienza del film con questa produzione dei Quattro Moschettieri. Senti, è stata una cosa divertentissima. È stata un po' lunga, estenuante, perché i morti infiniti, diciamo che ha aiutato a affrontare il mese di settembre e di ottobre, perché dove l'impegno si è volato. Poi insieme a tre amici leghi, diciamo c'è stata benissimo, come poi si è visto nascere il film. Ora sappiamo come nasce un film, cioè a piccole dosi, perché abbiamo fatto solo alcune giornate sempre, però a piccole dosi si è avuto la possibilità di vedere come funziona un film, ma come fanno un film. Andrea, ma eravate tutti fantini di Siena? Sì, quattro fantini di Siena. E chi eravate te? Io, il Carboni, il Murtas e il Farris. Ah, bella roba, vi siete divertiti come bestie. Sì. 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 Noi ci partiva col termos da casa come ragazzi, quando partivi col sacchettino, col pranzo al sacco e tutto, non siamo divertiti, si è fatto due mesi di picnic. È chiaro, è stata una bella esperienza, ma ne ero convinto, perché quando io lessi nel giornale che stavate partecipando, io non sapevo tutti i nomi di tutti i fantini, sapevo solo il tuo, però poi dopo io ho pensato che guarda che esperienza bella che hanno fatto questi ragazzi. Bella, poi c'è anche avuto la fortuna di poter vedere lavorare un regista importante, Peronesi, Favino, Papaleo. C'era Giulia Michelini, che l'abbiamo vista pochissimo purtroppo, e Mastro Andrea, e tra l'altro è Del Bru. Ecco, perché te che eri la controfigura di chi? No, lui non c'era controfigura, lui c'era proprio il moschettiere al servizio della regina e si doveva morire. Era la volta che faceva un po' girare i giorni, perché non si la mia tanta volta morire in mare. No, io pensavo che eravate le controfigure, no? No, c'era proprio i moschettieri a difesa, i sette moschettieri, tre in sette, a difesa della regina. Ma dovevate anche cadere da cavallo? No, davvero, ora già ci hanno fatto morire, faccia anche asca. Ma che allora siete già morti, Andrea? Sì, ma da mo', Io sono morto il giorno prima del mio compleanno.
Il giorno dopo rinascevo, sono morto il 12 ottobre, il 13 finivo l'anno, sono ripartito da capo. Aspettiamo e siamo alta la NASA che inizi la NASA nuova. Senti, il film quando uscirà? Lo danno su Sky il 25 di dicembre, la sera di Natale. Ah, bene. Prima visione a Sky questo Natale. Bella roba. Allora, quindi ora io dico a tutti i nostri telespettatori, guardate se potete il film. Com'è il titolo? Uno per tutti, tutti per uno. Ecco, più facile così si muore. Vabbè, allora, in questo film hanno partecipato i nostri amici Fantini, d'accordo? E hanno fatto le controfigure dei moschettieri e muoiono. Senti Andrea, è su Sky il 25 la sera, insomma, penso, Alle 9:15. Alle 21:15 su Sky c'è il film Tutti per uno per tutti con i nostri ragazzi senesi e poi un cast di attori di grande livello e poi la regia di Veronesi, Giovanni è veramente bravo. Insomma è stata una bella esperienza, no? No, bellissima Franco, anche perché so cose che riesci a guardare la televisione, c'è un film, anche sapendo cosa c'è nel retroscena, dietro le quinte, come funziona, come non funziona, cioè perché io non mi sarei mai immaginato tanto lavoro a quel modo, cioè, ma veramente un affare di gente, tante persone a spostare le telecamere, cioè devono spostare il mondo, cioè io era da manicomio. E poi quello che c'è, ha fatto questa esperienza, che per realizzare un film ci sono tempi medio lunghi. No, leviamo il medio. Lunghi. Leva il medio. Lunghi. Lunghi di tanti. Lunghi. Tanto tempo da buttare via. Cioè da perdita di tempo. Ma non solo le comparse, anche gli attori devono avere tanta pazienza, ma tanta. Tanta pazienza, tempi lunghissimi di attesa, ci sono, questa dilatazione è incredibile perché poi riguarda anche un po' il trucco, il parrucco, cioè tutta la fase di come si pettinano sia le donne che gli uomini, perché in questo caso il film era un film storico e quindi di conseguenza c'era anche tutto questo aspetto. E quindi anche l'attesa di dover prendere poi dopo il proprio tempo per fare le riprese. Senti, ma la pausa pranzo eravate tutti insieme? Sì, no, la pausa pranzo. Sì, poi sai, ti facevano un po' a scaglioni perché chi doveva faceva magari l'ultima ripresa mangiava un po' prima perché non serviva sul set e allora mangiavi, poi se ci avevi da finire mangiavi un po' dopo, ma insomma tanto noi si portava il sacchettino da casa, ecco. Noi si partiva 4-5 birre, un po' di prosciutto, un po' di salame, pane, si apriva gli sportelli, poi loro abituati a Chilivani lo sapevano come fa, si è portato anche la carne cruda, non ci siamo fatti mancare niente. Sì, che è stata tipo vacanza. Si era diventati il secondo picnic, era un picnic noi. La gente si avvicinavano, che avete portato oggi di buono? Poi formaggio, no? Senti, se lo sa Mario di Poggi Bonzi vi inviderà tantissimo. Sì. Ora poi venerdì lo chiamiamo, Mario. Sì, domani. Senti Andrea, torniamo un attimo al Palio. Allora, alcuni tuoi colleghi, e questo fa molto piacere, stanno andando forte e regolare. Questo è bello, no? No, secondo me ora, guarda, sono una spinta enorme anche per il mondo delle regolari, ragazzi di Siena, perché sia TT, sia Gingillo, Carlo Sanna, cioè anche il Siri, Massimo, vabbè, Siri sai è una vita che ha dei risultati incredibili, sì. Alle regolari, tra l'altro hanno iniziato a montare in Gentleman, anche il Koke vedo che è sempre presente in tantissime corse, sicché ti dico montano anche da sé, sicché si divertono e ho visto che ora tra l'altro danno la possibilità ai Gentleman di montare anche mezzi sangue. E quando l'ho saputo ho detto è normale,
vedrai, e sono tutti ragazzi che corrono al palio, voglio dire, meglio non fargli montare i propri cavalli, i cavalli sono di scuderia, quindi no, dai, secondo me è guarda, fa benissimo anche all'immagine del palio, Franco, perché la gente si rende conto che non c'è nessuna differenza tra i cavalli tenuti in campagna, in provincia di Siena, addestrati per il palio, rispetto a quelli che poi corrono alle regolari. Esatto. Quanti cavalli hai te, Andrea, ora? Dentro ora sono 13 e 2 in arrivo, 15. Senti, Preziosa, quanti anni ha quest'anno? Ma io non lo fo il calcolo, eccola qui, lo devo fare quell'altri, penso che sia l'ultimo anno che ci possa... Allora, in teoria non c'è nessuna legge per escluderle, però era stato detto che dopo i 13 anni non dovevamo più correre. Io credo che dopo un'annata che non si è corso in provincia sia solo un vantaggio sfruttare ancora quei cavalli dopo un po' di esperienza. Cioè, io penso che faccia comodo. Se poi ci si rende conto, perché vecchia ti può garantire, Franco, la potete venire a vedere lavorare, la potete venire a vedere nel box, è come parlare di vecchio un cavallo come Porto Alabe. Sono cavalli che poi sono sfruttati pochissimo, a Porto Alabe ha corso di più, ma lei è veramente ancora una cavalla che non ha niente da invidiare, cavalli di 10 anni, ecco, ora non voglio parlare di cavalli di 5, però cavalli di 10 anni sono veramente molto, cioè ancora, secondo me è ancora competitiva, a qualche anno in più. Ecco, ma la monti sempre te o la monta anche Salvatore? No, si monta tutti. No, ora all'inizio perché mi mancava, cioè è stato un po' a riposo, ora me la monto io perché me la godo. Perché è veramente il buongiorno, l'ho detto più di una volta. Perché svegliarsi e montare Preziosa Penelo, insomma, è un bel buongiorno. Sì. Senti, quindi no, però è bravissima, la può montare chiunque. Allora, Fantino del Bruco. Sì. E chiaramente fu una notizia questa del fine estate, se non erro, di questo ritorno. Diciamo, la separazione è stata molto breve. Ma fondamentalmente una separazione vera e propria non c'è mai stata, perché comunque anche la politica dell'anno scorso, l'impostazione è sempre stata che Bruco faceva parte di un progetto importante e aveva sempre un briciolo di priorità rispetto a tutte le altre contrade, visto anche gli ultimi 2 anni passati. Ora sono nella posizione in cui tanto si presenta un'annata impegnativa, un'annata importante, mi hanno fatto stare bene, il Manganelli è stato eletto e quindi ci ha mandato di altri 2 anni e di conseguenza abbiamo valutato tutti insieme che forse era più normale, più semplice, anche per non stare a prendere in giro nessuna situazione, essere abbastanza chiari sugli impegni che venivano presi, e abbiamo deciso di rifarlo in maniera ufficiale, tutto qui, cioè cambia poco l'ufficialità dal non, perché il cavallo buono del Bruno l'avrei voluto montare io, se no me lo rubavano. Senti, praticamente sei l'unico Fantino ufficiale che di contrada, gli altri tutti ballerini. Dai Franco, tanto te conosci benissimo tutta la mia storia, a Luca uguale e alla maggior parte dei tenesi. Sapete benissimo che io ho sempre avuto questi rapporti lunghissimi con le contrade. Partito all'inizio che avevo dei capitani di riferimento e mi hanno dato una mano a crescere, avevo sempre loro di riferimento e ci facevano da contrada, diciamo, nell'imparare a muovere i primi passi. Poi ho fatto il Fantino della Pantera per alcuni anni, poi ho fatto il Fantino della Civetta dal 2009 al 2017, anche se non era scritto nel giornale. Dopodiché ho fatto il Fantino del Bruco, cioè passando da rapporti importantissimi come quello della Torre e del Drago, che comunque mi sono rimaste sempre addosso tanto questi giubbetti, non è che amo tanto spaziare, ecco, e magari può essere da una parte un vantaggio, da una parte uno svantaggio. Senti, perché chiaramente avrà parlato anche con te Paolo Capelli nella sua decisione, ti è dispiaciuto? No, ma a me è dispiaciuto tanto, quest'anno è stata più una volontà mia personale e ho condiviso poi, dopo che avevo metabolizzato la volontà mia, Simone Manganelli ci si è messo quasi più di un'ora e si è deciso di andare per questa strada, e ho parlato con chi dovevo parlare, mettendogli a corrente che c'era una volontà e
che era la mia volontà. E comunque sono sicuro che mi dia tanta serenità questa scelta e impegno, perché comunque devo mettere dell'ultimo paglio ciò corto. Va bene, allora siamo arrivati alla fine perché abbiamo la, sì, la pubblicità da percorrere. Allora, dunque, noi ti lasciamo a tutte le tue occupazioni giornaliere e ti facciamo vedere il palio del drago, che credo ti faccia tanto piacere. Con Rocco Nice. Con Rocco Nice, 2018. Però aspetta, prima vi fa l'augurio, aspetta, mi sono preparato. Va bene, vediamo. Attenta alle sorprese, eh. Vediamo. Eccolo, va. Eccolo là. Ma... Natale a tutti. Pigliamola perché se no siamo nella merda. Buon Natale, buon Natale. Buon Natale, Andrea, grazie di essere stato con noi. Saluti Ilaria. Ciao, buon Natale. Ciao. E buon 2021. Ciao, ciao. Grazie. Allora, Rocco Nice, sì. Andrea Mari, 2018, Contrada del Drago. Drago. La contrada del tuo nipote. Montone al nono posto. Muro completo. Basso. Montone, Nicchio, Loca. Vediamo che... Calma, calma. Quattro sono le contrade. Strada biancata, la mossa è valida. Partito in testa il Drago. Giraffa Leocorno, andiamo al primo San Martino con il Drago in prima posizione, segue la Giraffa Leocorno, Loca, sono cadute tre contrade, andiamo al Casato con il Drago in prima posizione, sta letteralmente volando, seguito dalla Giraffa, da Loca, da Leocorno, dagli Scossi, dall'Istice, e andiamo al secondo San Martino con il Drago che fa sempre l'andatura di testa, una corsa meravigliosa. Seconda posizione la Giraffa, terzo è Loca. Vediamo ora l'ultimo giro che cosa accadrà. Il Drago ha preso diverse lunghezze di distanza. Drago sta andando sotto busta ed è Loca che prende la seconda posizione. Drago, Oca, Giraffa, e andiamo al terzo ed ultimo San Martino con il Drago sempre in prima posizione, seconda posizione per Loca. Vediamo la Giraffa a terza posizione. Cavalli sono spinti al massimo all'ultimo Casato con il Drago che vince il palio del 2 luglio. Bene, rientriamo in diretta, lontani ma vicini, giovedì 17 dicembre, e rimaniamo sul palio. Sì, 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 oggi è una giornata molto particolare, l'abbiamo un po' preannunciato prima, sì. È scomparso questo cavallo, Brento, un cavallo che ha corso diversi pali, ne ha vinto uno, cavallo molto potente, molto bello, tra l'altro. Sì, io l'ho montato. Te l'hai anche montato. L'ho montato in strada, in lavoro, quando il cavallo era a scuderia dal Recceri. Sì. E lo montai e si fece una galoppata sulla strada bianca meravigliosa. Era un treno elettrico, veramente, guarda, generoso, un cavallo che andava via come una schioppettata. Bellissimo. E quindi anche la bontà di questa, sì, ma infatti nelle interviste post palio di Bartoletti, allora, guardiamo, mentre scorrono, si vedono un po' i pali che ha corso Brento. Questo è il primo palio del 2003 e dove correva qui? Saperlo. Della Tartuca. Nella Tartuca, vediamo la Tartuca. Nella Tartuca. La Tartuca, che no, c'è Nicchio Chiocciola, la Tartuca non si vede. E arriverà dietro. Si ecco vede. La selva che entra lì dentro. Però c'è una bella caduta a San Martino, e tanto non si vedono più queste cadute unidritte a San Martino. No, perché San Martino ora è molto più agile, più gestibile. Perché forse qui ancora aveva il colonnino sempre nella solita posizione, non mi ricordo quando è stato spostato 2003, il colonnino. 2003, vediamo la selva con diverse lunghezze di vantaggio. Sì, sì. Chiocciola in seconda posizione, Nicchio e gli altri che sono a seconda. Va bene, questo era un esordio, no? Però lui, cioè, è stato un cavallo molto potente, tra l'altro, che ha avuto... Però un cavallo non fortunato. Non fortunato, nello stesso momento, però c'era Berio, che era... E acchiappava tutti, sì, certo.
certo. Questo è il secondo palio, Leo? Leo Corno. Agosto 2003, Leo Corno. E vediamo se riusciamo... È dietro, però sta risalendo, sì. No? È nelle ultime posizioni, in testa alla giraffa. Sì. Cioè, qual è la questione di questo cavallo? Questo cavallo è che prende piano piano, ha preso piano piano possesso della piazza, e poi quando nella piena maturità è riuscito a scatenare tutta la potenza che aveva, ha vinto in maniera esuberante proprio nel Leocorno, la vittoria di Brento. Cioè, ecco, il Bruco prende la prima posizione. Gli altri che stanno seguendo... Berio, credo, per cui... Sì. Berio era un battito. Ho montato anche Berio. Qual è la differenza fra i due cavalli? Allora, fra Berio e Brento, innanzitutto come struttura sono diversi. Cioè, Berio è un cavallo più di fisico, e Brento era un po' più minuto, più un cavallo piazzaiolo, sì. Però ecco, Berio, devo dire, la soddisfazione di averlo montato è enorme, cioè un cavallo di una... Questo invece era il palio? Nella torre. Nella torre nel 2004. Già vedi che ora comincia già, a cambiare la questione, no? A farsi vedere, sì. Vediamo qui in terza posizione. E già vedi, scatena una bella potenza, no? Sì, sì. Ecco il Casato... Seconda posizione per la torre, in testa è Bruco? Chi è? Bruco o Tartuca? No, Tartuca. La Tartuca. No, Bruco. È Bruco? Bruco, sì, Bruco. Torre, giraffa o Leocorno è quello. Questo palio lo vince la giraffa? Questo palio... Sì, sì, lo vince la giraffa questo palio. Sicuro? Donoso Tou era il cavallo della giraffa, ora me lo sono ricordato. Ah. Quindi, montato dal Riccieri. Dal Riccieri, esatto. E mentre, ecco, andiamo all'ultimo. C'era San Dino Press, mi pare ricordare forse. Ecco, vediamo qui il cavallo che viene alzato. Eccolo del Bruco, va. La giraffa è di dentro, però casca il fantino della giraffa è del Bruco e due cavalli scossi. E questo è un arrivo quando c'è cavalli scossi in questa maniera, anzi se ne ho tre. Sono arrivati da dietro, è veramente una bagarre. E ed è vittorioso lo scosso della giraffa qui nel nicchio, vedi, però 2005 ora è sempre luglio più, nicchio, infatti ora è in seconda posizione, posizioni, esatto, vedi? Cavallo è maturato. Quando si dice che i cavalli devono imparare, eccoci al Casato con Bruco Nicchio, la civetta. E qui sta galoppando, non è che sta andando forte, guarda. Questo, cioè, per capire... Eccolo, no, che... qui, ecco, qui lo, guarda, ai, brutta caduta, peccato perché andava forte. Secondo me lo montava la Zeniri. Sì, il fantino ha sbagliato, perché è entrato all'esterno, va bene, voleva chiudere la curva, e lì il cavallo poi ha perso... E qui è Luigi Bruschelli che vince. Ha perso l'aderenza... ed è andato. Comunque da notare come Brento stia migliorando decisamente, sì, la propria prestazione, no? Ogni palio ha dato delle sensazioni positive, cioè veramente il cavallo che si stava costruendo come cavallo di piazza. Qui vediamo ora la conclusione del palio con la vittoria del Bruco. Sì, la lupa, ecco. Qui lo monta invece Giuseppe Pesce. E parte primo, vedi? Sì, lupa in testa. Va in testa, però poi qui perde posizioni perché di dentro... Ecco, li entrano tutti. Lui probabilmente è andato... È andato all'impostazione. Esatto, no, traiettoria errata, è andato a Materassi, e a quel punto il palio è bello e perso. Anche perché mi dicevano all'epoca, era un cavallo abbastanza, come dire, eccitante, dovevi lasciarlo scorrere, perché sì. Se... tentavi di dargli delle traiettorie, poi no, il cavallo era un cavallo che aveva bisogno che il fantino si fidasse del cavallo, sì, in maniera, cioè, che decideva l'andatura, decideva le traiettorie. Un cavallo che, come si è visto in queste carriere, dalla prima a queste ultime è cresciuto molto e ha dato veramente poi la soddisfazione al Bartoletti. La prima volta lui montava in piazza, vinceva il palio, e in alcune interviste con Jonathan mi diceva: io, avendolo
provato nelle prove, eccetera, eccetera, avendo poi visto anche i pali passati. Questo è 2007, agosto, e questo è quando vince. E quando vince, e quando vince. Il cavallo in terza posizione, Leocorno. Guarda, io me lo ricordo molto bene perché ero vestito. Ecco, Leocorno ora cerca di abbassarsi, entra, guadagna la prima posizione. Ecco, Brento in prima posizione con un bel galoppo potente, Casato, gli altri che stanno girando, e vediamo Jonathan Bartoletti e Toscompiglio lo sta spingendo, vedete il cavallo come si allunga, eccezionale, è un bellissimo tempo di galoppo, cavallo che si distende, eccoci al Casato, c'era anche lo scosso per cui c'era un po' di traffico, ed eccoci nuovamente al Casato con ormai alcune lunghezze di distacco, e Brento in maniera generosa galoppa sollecitato da Jonathan Bartoletti. Sì, veramente a questo punto la vittoria è quasi certa. Diamo la giraffa abbastanza ridosso. Sì, no, la giraffa arriva forte. Sì. Però lui gestisce bene. Questi sono i pali di Jonathan. Se te ci pensi bene, prende la posizione, robusto, controlla, ed ecco la vittoria. La vittoria di Brento, il suo palio vinto, l'unico, e la prima vittoria di Jonathan Bartoletti, detto Scompiglio, che ebbe questa questa soddisfazione da parte della Contea di Leocorno di montarlo fino al palio stesso. Allora, vediamo questo piccolo ricordo che ha fatto il nostro Camillo Pinelli, detto Spillo, di Brento. Ecco, se è pronto possiamo vedere l'immagine. Bene, abbiamo fatto questo ricordo di Brento doveroso, e io mando un saluto al proprietario, a Massimo, che chiaramente l'ha tenuto come un figliolo, cioè da quando lo comprò e poi tutto il periodo dove il cavallo era presente in Piazza del Campo, la vittoria di Leocorno e poi l'accompagnamento all'ultimo periodo di vita del cavallo, sempre tenuto benissimo, spostato in alcune scuderie per dargli così questa possibilità di portarlo avanti nel tempo. E poi chiaramente io volevo fare la domanda, te hai posseduto i cavalli, d'accordo? Sì. Ma ci si affeziona tanto ai cavalli, no? Ma i cavalli sono animali molto particolari, nel senso, cioè se uno pensa a come dimostrano vicinanza e affetto i cani o i gatti, il cavallo non lo dà, però non è vero, cioè io l'ultimo cavallo che ho avuto era un mezzo sangue Birillo, sì, lo ricordo. Che era un maremmano migliorato, per cui significa era migliorato con incrocio col puro sangue. E Birillo, il cavallo che io usavo per montare, per fare passeggiate, per tutto quello che poi è sempre stata un po' la mia passione per tutta la vita, fino all'età di 70 anni poi ho deciso di smettere di montare a cavallo, perché devi avere un'attenzione che qualsiasi incidente che possano essere, si può capitare a 70 anni,
diventa più difficile, ti rimettono a posto, capito? Allora bisogna. Birillo era forte perché io lo tenevo su da Claudio Milanesi, su Montalbuccio, c'era questo enorme paddock e io quando arrivavo cominciavo a fischiarli, a chiamarlo. Ma io ricordo che ero Birillo! E Birillo arrivava. Sì, ma anche di notte. Sì. E allora sentiva a un certo punto e Birillo arrivava. Per cui, ecco, questo che significa? Significa che se con un cavallo crei un rapporto, cioè, poi il cavallo è uno che ha una grande memoria, cioè rispetto all'intelligenza, grande memoria, un cane più intelligente, un cane più attento, grande memoria, per cui se te lo tratti male lui ti fa la fotografia e se lo ricorda, per cui tutte le volte che ti vede o ti sente entra in uno stato un attimo di difesa, anche perché i cavalli sono sempre stati elemento di essere preda, per cui significa hanno questo istinto in questa maniera. Per cui se te invece lo tratti bene e ci sta un rapporto così di dolcezza e di saperlo accudire, il cavallo ti riconosce, vive insieme a te e fa tutte le cose insieme a te. Ecco, vedi? Birillo. Abbiamo fatto anche un ricordo di Birillo. Ma io so perché, cioè io ci ho sempre riso tanto, tutte le volte che si andava te facevi fischiavi e poi chiamavi con un urlo incredibile, Birillo! E lui arrivava. Arrivava. Fortissimo. Va bene, allora io vorrei chiedere di fare una telefonata a Marco Frambati, videochiamata naturalmente con Skype, ai nostri ragazzi di regia. E Marco Frambati, eccolo qua. Parliamo di ristorazione, che è uno dei settori in grande sofferenza in Italia. Enorme, direi incredibile. Alberghi e ristoranti hanno preso delle botte da film. Esatto. Vediamo se abbiamo Marco Frambati del ristorante Le Sorelline. Devi attivare la webcam, Marco. Ecco, facciamo un po' questi ordini in diretta. Sì. Certo, perché poi sente noi naturalmente. Per cui appena sarà in grado di attivare la webcam, lo vedremo anche, come esatto. Sempre. Eccoci, eccolo qua. È già attivato. Arrivato. Parla un po' ora, Marco, devi parlare. Buongiorno a tutti. Ciao Marco. Ancora un altro pochino, voglio alzare un po' il volume. Sì, che ti devo dire? Buongiorno, grazie dell'invito, è sempre un piacere venire in trasmissione da voi. Ma Marco, una cosa, poi chiaramente Luca ti farà tutte le domande. Io voglio fare una similitudine di te e Luca, avete la guancia da ganascione. Vero. Diciamo che ci piace la buona cucina. Grande. Meno male. Luca. Allora, dunque, cominciamo a fare un po' una disamina di questo periodo. Noi ci siamo sentiti molto tempo fa, nel primo lockdown, perché come allora un po' tutte era tutto nuovo, ma poi tutte le categorie in quel momento erano sofferenti perché era tutto chiuso. Oggi invece non è esattamente uguale la situazione, però i ristoranti sono comunque chiusi. Allora cominciamo a fare una piccola disamina di quest'ultimo periodo per poi accedere a che cosa avverrà. Allora, la disamina per noi diciamo non è cambiato molto rispetto a marzo, perché eravamo chiusi a marzo e ci troviamo chiusi in questo momento, quindi per noi è rimasto tutto uguale. Ci troviamo costretti a fare un lavoro che non è nostro, perché ci stanno via via portando verso un asporto che non è nelle nostre corde. E quindi niente, stiamo facendo un lavoro, ci stiamo adattando a fare un lavoro che per noi è nuovo e niente, non è il nostro lavoro. Ecco. E senti un po', allora dunque, il periodo estivo però siete stati aperti normalmente, no? Il periodo estivo siamo stati aperti normalmente,
rispettando tutte le norme che il nostro governo ci ha imposto, giustamente, perché il virus è presente, quindi inutile far finta di niente, cioè il virus c'è, i morti sono veri, quindi giustamente sono state prese le giuste precauzioni. Io addirittura ho comprato dei pannelli in plexiglass per dividere i tavoli, quindi cioè avete seguito ogni tipo di normativa, ma avete fatto addirittura anche di più per cercare di tutelare il vostro lavoro, e tutto questo comunque invece non ha servito a niente. Anche perché poi, Marco, nei ristoranti mica c'è stato assemblamenti, cioè io ho visto anche su altre esperienze estive a Puntala, la gente entrava, si aveva prenotato, c'era tutto, i tavoli sistemati in maniera secondo l'ordinanza. Per cui nei ristoranti non è che ci stanno le ammucchiate, questo fa arrabbiare, no? Sì, no, fa arrabbiare perché comunque sia, per noi è il lavoro, quindi abbiamo tutto l'interesse che il cliente sia tutelato sotto tutti i punti di vista, quindi anche per invogliare il cliente a venire da noi abbiamo preso tutte le precauzioni possibili e immaginabili. È inspiegabile che ogni volta che si parla di lockdown noi siamo considerati come la pecora nera. Ecco, io capisco che la ristorazione, i bar sono luoghi di convivialità, però secondo me con determinati accorgimenti come sono stati presi per altre attività noi potevamo tranquillamente continuare a lavorare. Ad esempio prendere delle prenotazioni ben precise e far sì che il cliente affluisse in maniera regolamentata. Quindi cioè, non vedo tutto questo accanimento contro i bar e i ristoranti. Ecco, cioè, io non riesco a farne una ragione, se non che ho un piccolo dubbio ci sia un disegno ben preciso, a questo non ci voglio pensare. Aspetta un attimo, perché ci si arriva per gradi anche a questo disegno ben preciso. Senti, dunque, a un certo punto siete stati ascoltati, più o meno ascoltati, dalle istituzioni. Mi ricordo la consegna delle chiavi al sindaco, il sindaco che si faceva la torre, poi dopo delle lamentele presso il governo italiano da parte dei ristoratori di Siena. Però in televisione sono passate anche le marce dei ristoratori fiorentini, e quindi tanti passaggi differenti dove però apparentemente non c'è una risposta, no, di fatto. No, non c'è una risposta. Allora, partiamo dal presupposto che noi non siamo la Germania, quindi abbiamo una situazione completamente diversa, e i soldi che può mettere in campo la Merkel noi non li abbiamo. Però diciamo che tutto quello che è stato fatto e promesso è stato disatteso. Io spero che l'ultima notizia è uscita fuori grazie ai ristoratori Toscana, che hanno fatto un presidio davanti alla regione a Firenze e sono riusciti a ottenere da parte della regione questi 2.500 euro a ogni attività di bar e ristorazione siano veri. Sarebbe già un successo che può dare ossigeno a attività che ora sono veramente la canna del gas. Ma 2.500 euro che cosa gli riparano? Non è niente. Lo so, però, che non ma, è niente. Però, ma Marco, scusa, ma tra poco e niente è meglio bene poco. Marco, ho la pubblicità, rimane collegato perché continuiamo, perché è importante parlare con te. Andiamo in pubblicità e poi rimane con noi Marco Frambati. Pubblicità. Bene, torniamo in diretta, sempre collegato con noi Marco Frambati. Allora Luca, sentiamo questo ristoratore senese, cos'altro c'è da raccontarci? Allora sì, no, io ti volevo poi un po' teleguidare verso quello che è come dire, l'aspettativa di questo ultimo momento, no? L'ha detto un po' te, cioè c'è stato il momento in cui si sperava di diventare gialli, poi gialli non siamo diventati, siamo rimasti arancioni, e quindi per quello che riguarda la ristorazione, i bar, chiaramente è stato negativo, perché alla fine non è cambiato proprio niente. Ecco. Cosa si prospetta per i prossimi giorni?
Saperlo sarebbe una cosa piacevole. Il problema è che qui si vive nell'incertezza, quindi si vive su notizie che escano sui social, non si sa quello che sarà. Io presumo che ci sarà una chiusura per i giorni 24 e 25, per il primo e per il 6. Avevo già organizzato di riaprire, ho dovuto virare sull'asporto. A questo punto la decisione è presa, anche se dovessero riaprire i ristoranti, io continuerò sull'asporto. Ecco, io volevo fare la prossima settimana, non si sa. Allora, per continuare un po' questa discussione, dunque, quanto ha cambiato l'attività della cucina all'asporto? Cioè, perché fare l'asporto è diverso, no, da fare la ristorazione quotidiana. Un piatto servito caldo lì per lì, appena uscito, sfornato, ha un senso. Un piatto invece che al contrario debba arrivare in una casa ne ha un altro. Praticamente ti trovi noi abbiamo la fortuna, diciamo, di avere un locale che ha due funzioni, quindi la gastronomia durante il giorno, quindi è una nostra prerogativa, e il ristorante la sera, quindi un po' ci eravamo abituati. Tocca stravolgere tutta la linea, perché gli altri del ristorante sono completamente diversi da quelli che poi sono per l'asporto, perché nascono, vengono studiati per essere consumati al momento, anche l'impiantamento, la scenografia, quindi non la puoi ridurre in una vaschetta di plastica, e ti trovi a dover di cambiare tutta la tua vita, e quindi speri di incontrare il desiderio delle persone. Fortunatamente al momento abbiamo tante attestate di stima e tante persone ci sono state vicine, però non è il nostro lavoro. Ecco. Cioè, io ho letto una cosa molto particolare negli ultimi giorni, dove alcuni ristoratori hanno cominciato ad adombrare l'idea che ci sia un disegno a monte a favore di tante categorie differenti, come per esempio, quindi abbiamo identificato l'e-commerce, cioè il commercio elettronico, eccetera, eccetera, ma anche questo cibo, come dire, è un cibo spazzatura, si definisce in questo modo, il cibo da casa, il delivery food, no? Si chiama in questo modo. Sì. Cioè, il sospetto c'è di sottofondo, no? Che si punisca la ristorazione tradizionale con questa a favore di questo tipo di ristorazione. Io credo, un po' di pensiero l'avevo già prima, però ora non vedo il motivo per il quale i ristoranti e bar devono stare chiusi. Io ho la sensazione che vogliono standardizzare un po' tutto, perché in Italia, diciamo, la ristorazione è un vantaggio, è una cosa che da altre parti non ha. È un'elite, è conosciuta in tutto il mondo. Io non vorrei che si cerchi di spostare l'attenzione verso queste grandi catene, per poi, diciamo, cancellarci in maniera definitiva. Ecco, io proprio per questo ti volevo far notare una cosa che per caso ho notato allo Stellino, cioè il McDonald's la sera, va bene, all'ora di cena, ha una fila che arriva fisicamente fino alla curva di Torre Fiorentina. E questo è estremamente significativo, no? Cioè le macchine che vanno a fare il prelievo del sacchettino, no? Con la roba da mangiare dentro del McDonald's è inaudita. Quindi la riflessione che te fai è una riflessione seria. La pizzeria davanti o le pizzerie davanti non hanno mica la fila, anzi per niente, per esattezza. E quindi... Cioè, che si sia spostata l'attenzione verso le grandi catene che da tempo facevano questo tipo di servizio mi sembra che sia una verità sacrosanta e reale, perché è visibile anche questo. Purtroppo sì, perché comunque sia loro di lavoro fanno questo, quindi sono abituati, hanno dei prodotti che puoi mettere nelle vaschette di plastica e portare a casa e poi essere consumati anche a distanza di 2 ore, cosa che noi purtroppo non possiamo fare. Io ho paura che si voglia un po' standardizzare un po' tutto, quindi cioè, non premiare più la meritocrazia,
cercare di veramente portare tutto a un livello veramente basso, dove poi la clientela vada a scegliere determinate attività. Senti, a dispetto di altri. Marco, un'ultima domanda, facci sognare, raccontaci un attimo i piatti più importanti del tuo menù, del tuo ristorante. Allora, per quanto mi riguarda, diciamo, io sono abbastanza legato al territorio, però mi piace anche un po' diciamo, rivisitare alcune ricette nostre. Uso prodotti che sono nella nostra cucina, quindi tipo l'arta, tipo il cinghiale, tipo la trippa, l'ampredotto, tutta questa roba, però cerco di dargli una forma, diciamo, fra virgolette, un po' più elegante. E vedo che funziona, riesco anche a abbinare anche prodotti che non sono prettamente del territorio senese, e vedo che c'è una bella risposta, e niente, siamo contenti perché siamo riusciti veramente a far capire ai nostri clienti qual è il nostro pensiero di ristorazione. Quindi diciamo, questo lockdown ci ha fatto ancora più capire che ci sono vicini e ci stanno riempiendo di complimenti e ci stanno dicendo di continuare ad andare avanti, perché verranno momenti migliori. Allora Marco, con Luca prendiamo l'impegno di venire a trovarti appena si riaprono i cancelli, e così possiamo fare una bella pranzo, perché ora le scene si può parlare. Pranzo alle sorelline. Pranzo alle sorelline. Io guarda, ne parlavo l'altro giorno alla mia moglie, gli dicevo, ma te lo ricordi te quando è l'ultima volta che si è aperto per cena? Io non me lo ricordo più. È una cosa che manca a tutti. Sì, bene. Sì, però la gente deve dire che se è... Ora, io durante questa settimana tante persone, soprattutto quando diciamo c'era questo discorso della zona gialla, sono venute pensando che la ristorazione fosse aperta. Quindi, cioè, la voglia di tornare al ristorante c'è. Ma certo che c'è. Ma scherzi davvero, Marco? La gente è sazia di stare a casa, Sì, infatti io ho avuto tante telefonate per l'8 dicembre, per il 25, e quindi siamo qui a aspettare di ripartire e ridare il via tutta la macchina, perché c'è la volontà sia nostra che del cliente, questo fa piacere. Ma coraggio, e verranno tempi migliori, via. Grazie, auguri e buon lavoro. Ciao Marco. Ciao Marco. Buona giornata. Grazie. Allora, continuiamo, abbiamo ora un collegamento importante con un giornalista amico da Roma, Andrea Pamparana, facciamo il collegamento in Skype con Andrea Pamparana e con lui parleremo un po' di tutte le problematiche italiane e parliamo anche di questo. Abbiamo la pubblicità da far correre, facciamola correre ora. Cioè, allora, pubblicità e poi Andrea Pamparana. Bene, torniamo in diretta e ora ci spostiamo a Roma, dove incontriamo Andrea Pamparana, che è già collegato con noi. Andrea, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno Andrea. Allora, l'argomento del giorno oggi sono il rientro in Italia e dei marinai di Mazara del Vallo, dove sono andati a prenderlo in delegazione il Presidente del Consiglio e il Ministro degli Esteri. Perché sono andati in due, Andrea? Bastava uno, no? Allora, diciamo che innanzitutto salutiamo con gioia la liberazione dei marinai, dei pescatori italiani che da parecchi mesi erano letteralmente prigionieri in Libia. Ma non c'è dubbio che questo è un successo della Farnesina, del Ministero degli Esteri, del Ministro degli Esteri Di Maio, che giustamente si è recato a Bengasi per accogliere e chiudere, diciamo, questa partita. Il Presidente del Consiglio ha sicuramente molti impegni che non sono quelli che pensiamo immediatamente. Sì, oggi alle 5 deve vedere la delegazione di Italia Viva per discutere del futuro del governo, ma sono gli impegni di una nazione che è particolarmente colpita dalla pandemia, no? Anche ieri un numero di morti molto alto.
e devono provvedere a dire agli italiani, tutti, non solo i ristoratori, ma a tutti noi cittadini, che cosa accadrà dopo domani, non fra sei mesi, no? È chiaro. Chiudono da sabato, chiudono da lunedì, non chiudono, io penso che chiuderanno, come è anche logico, visti i dati pandemici. Avrei preferito che il Presidente del Consiglio rinunciasse alla fotografia di rito con i marinai e proseguisse nella sua attività qui a Roma, così delicata in questo momento, lasciando al Ministro degli Esteri quella che era la sua naturale funzione. Ecco, Andrea, ma scusami un attimo, ma cioè, voglio dire, a Roma non c'è forse da coordinare qualcosa in relazione, per esempio, alla campagna dei vaccini? Cioè, dove va il Presidente del Consiglio? A fare che cosa? Sai che non ho capito l'ultima parte. Cioè, che cosa va a fare il Presidente del Consiglio a Tripoli quando a Roma ci dovrebbe essere da organizzare la campagna vaccinale? Beh, la campagna vaccinale, come sai, viene organizzata da un altro personaggio che è il dottor Domenico Arcuri, che non ha nessun ruolo, non è stato eletto da nessuno, non ha nessuna funzione particolare se non quella di essere commissario praticamente di tutto, dell'Ilva, di Invitalia, è un manager non modesto dal punto di vista intellettuale, non lo so, non lo conosco, ma insomma non è il presidente della più grande industria italiana, no? È un manager che ha avuto una quantità indescrivibile di responsabilità relativamente a questa situazione pandemica e si sta occupando del piano vaccinale che, come sapete, inizierà con le primule. Sì. Sì. Cioè, mentre, allora, diciamo una cosa. Io penso, adesso lo so che uno dice ma siete sempre dei critici, criticoni eccetera, però scusate, il vaccino è un'iniezione che viene fatta da un infermiere o da un medico nel braccio destro o sinistro del vaccinando, giusto? Esatto. Si fa negli ospedali, si fa negli ambulatori e si fa, se vogliamo fare una vaccinazione di massa, sotto le tende del, ad esempio, io sono assolutamente favorevole a questo, dell'esercito. L'esercito mette in piedi la sua capacità organizzativa, l'esercito italiano poi è molto ben organizzato, non sono più i tempi del colonnello Buttiglione, no? Per intenderci, quando vi ricordate quella vecchia parodia, sì, sì, di Arbore, Buoncompagni, eccetera. No, è un'organizzazione molto efficiente che può mettere a disposizione tutta la propria esperienza per fare questo tipo di vaccinazione di massa che riguarderà per alcuni mesi milioni di persone, speriamo davvero tanti. Bisogna superare i 60-70 milioni di persone per poter raggiungere quell'immunità di gregge che speriamo ci dia la possibilità di uscire da questo tunnel. Sarà la importante, vedrai, lo dicevo ieri, aspetta Andrea, sarà importante, vedrai, oltre alla vaccinazione anche quella cura che hanno fatto a Siena con gli anticorpi monoclonali che andrà a affiancare la vaccinazione in qualche maniera per chi continuerà a ammalarsi, perché vedrai che la gente continuerà a ammalarsi ancora per un po'. E non quindi, c'è dubbio, no, ma... Allora, i più importanti esperti, che non sono soltanto i virologi in televisione, a proposito, vi volevo dire che quest'anno per Natale i bambini riceveranno come regalo non più il piccolo chirurgo, ma il piccolo virologo. Solo che con la pinzettina non tirerai fuori il virus, ma il cotton fioc per la cipria. Per andare in televisione bisogna mettersi un po' di cerone, no? Noi non lo facciamo, ma insomma, adesso battute a parte, bisogna anche un po' sorridere in questi giorni. Assolutamente. Senti, crisi, dicevo Roberto, Andrea, crisi di governo sì o no? Te che sei a Roma hai un orecchio attento. No, ma che, scusami, ma ti sembra, allora, uno sarebbe taffaziano, cioè uno prende una...
mazza da baseball e se la dà nelle parti che sono più delicate addosso. Questi, la crisi di governo può essere un rimpasto, può essere che sostituiscono Tizio con Caio. Io non credo che Matteo Renzi si accontenti di sostituire la ministra Azzolina o De Micheli con la Boschi piuttosto che con un altro personaggio del suo entourage. Perderebbe la faccia, vorrebbe, ma nemmeno ai tempi dei rimpasti delle vecchie ma quelle ipotesi che circolavano ieri, Andrea, l'ipotesi che circolavano ieri di Renzi all'esteri e Di Maio all'interni. Ma tu capisci che se tu, allora, di fronte ai cittadini, no, che hanno problemi di negozi aperti, chiusi, ristorante aperto, chiuso, prenoto, non prenoto, vado, non vado, ho preso il biglietto, mi rimborsano, non mi rimborsano, le compagnie hanno aumentato i prezzi, il recovery plan, eccetera. L'idea che tutto possa diventare diverso e migliore perché Di Maio va all'interno e Renzi va agli esteri. Beh, ma voi vi spiegate perché la Lamorgese si è comportata, cosa ha fatto? È cattiva, si è messa le dita nel naso, si è comportata male. Non è così. Così come, sinceramente, con tutto che io ho spesso criticato il buon Di Maio, però non vedo per quale motivo in questo momento specifico, dove lui ha intessuto tutta una serie di contatti e di relazioni anche internazionali con il suo staff, ovviamente con il Ministero degli Esteri, non si capisce perché Renzi dovrebbe andare a fare il Ministro degli Esteri. Cioè, sono cose incomprensibili per l'opinione pubblica, che ha ben altri problemi. Noi stiamo aspettando di vedere alle 5 se ci sono più o meno morti rispetto a ieri. Siamo il paese con il più alto numero di vittime da Covid. Abbiamo avuto un aumento del 9% di vittime rispetto allo scorso anno nello stesso periodo. Fra poco arriverà pure l'influenza. Il piano vaccinale ci dicono che è pronto. Noi ci dobbiamo fidare del fatto che Arcuri dice è pronto, siamo pronti, partiamo, no? Poi però vado a leggere sui giornali una cosa che io trovo incredibile nel 2020, quasi 2021. Mancano le siringhe. E cioè che all'interno del Ministero della Salute c'è una specie di battaglia fra Bersaniani, quindi il ministro Speranza e altri, e quelli favorevoli invece più al Movimento 5 Stelle, tipo Silieri, che tra l'altro è un ottimo medico. Ma vi rendete conto? Siamo alle beghe di natura politica che hanno caratterizzato gran parte, purtroppo negativamente, una parte importante della storia di questo paese, in un momento come questo, dove ancora oggi adesso io non vorrei sbagliarmi, sì, è giovedì, dopo domani è sabato, e ci devono dire, potrebbero dirci, Conte stasera o di questa notte potrebbe dirci: guardate, il lockdown è totale da sabato. Ma io devo saperlo. Allora, se ad esempio lunedì devo andare a fare una commissione, devo avere l'autocertificazione. E chi ha prenotato un ristorante per il pranzo di Natale, se quel ristorante è chiuso, deve andare al supermercato e fare la spesa per il pranzo, ma quel poveraccio del ristoratore, e parlo a voi che vivete in una città, sì, che è tra le più importanti nel mondo in questo campo della ristorazione, no? I nostri amici ristoratori di Siena hanno già comperato il materiale per poter produrre e mettere in tavola 20, 30, 40, 50 persone con il distanziamento, con l'igienizzazione delle mani, con le mascherine quando ci si alza e ci si siede. Adesso improvvisamente gli diciamo: no, guarda, abbiamo visto che è meglio di no.
Prevale la linea dura, quella che viene definita di Franceschini boccia e speranza. Anche lì, no? Cioè, uno dice perché? Perché il ministro della cultura e il ministro, chiedo scusa, il ministro dei beni culturali, sì, quindi della cultura, è rigorista mentre quell'altro non lo è? Nessuno viene in televisione a spiegarcelo, no? Ecco, sì. Adesso improvvisamente gli dici, guarda, tu hai comprato la carne per fare il brodo con i tortellini piuttosto che i pi, oppure hai preparato i pici per poter celebrare degnamente un pranzo natalizio in una delle grandi, bellissime, meravigliose trattorie senesi. No, non si fa. E quello cosa fa? La butta via. Ecco, com'è invece il clima a Roma, essendo Lazio rimasto in zona gialla? Cioè, a pranzo la gente va nei ristoranti, c'è frequentazione? Ma guarda, io ieri sono stato, l'altro ieri sono stato in centro, ho fatto un giro per i miei regali di Natale, per le poche cose che ho scelto, per gli amici, le persone più care. E devo dirti la verità, c'era abbastanza gente, ovviamente, tutto molto tranquillo, più o meno il 99% con la mascherina, i negozi erano vuoti, anche perché, ti faccio un esempio, se io devo entrare in una profumeria per scegliere un profumo per te, Franco, non lo so, voglio chissà qual è più adatto ai tuoi gusti. Ci perdo qualche minuto, ma se in quella profumeria possono entrare solo due persone per volta, dopo un po' fuori si forma la fila. E allora cosa fai? Non ci vai. Ti regalo un'altra cosa, magari un bel libro che è più facile da recuperare, anche perché magari lo trovo su Amazon e nel giro di poche ore ce l'hai a casa. Questo è anche detto, no? Questo è anche un altro fatto. Ecco. Allora, qui a Roma la situazione... Certo, il sabato e la domenica, che sono i giorni in cui di solito la gente va in giro, in centro, va a fare acquisti, eccetera, e se tu mi dici, guarda, non solo devi andare, ma ti do anche un'opportunità, il cashback, cioè ti do la possibilità con la tua carta di credito, accumulando una serie di punti, eccetera, ti faccio uno sconto che arriva fino a 150 euro. Ovvia, perché no? E quindi vado, dopodiché mi dicono, ma brutto cattivo, irresponsabile, cosa sei andato a fare in giro nei centri commerciali? Ma non hai capito che è pericoloso, che stanno morendo le persone, che bisogna stare molto più attenti rispetto a quanto siamo stati fino ad ora? Dopodiché mi dicono anche che le scuole iniziano il 7 gennaio, io se volete sottoscrivo qui un documento fra noi tre, e vi dico che il 7 gennaio non inizieranno le scuole in presenza. Siamo sicuri? Ma andiamo per forza, perché nel frattempo non ora hanno risolto il problema dei trasporti. Ti voglio far fare un'attenzione particolare sul fatto degli specializzanti medici. Che sì. Io ho visto in questi giorni con i cartelli, no, d'accordo. Ma guarda, questa è una cosa gravissima. Che ne pensi te? Io penso che gli specializzandi medici hanno ragione da vendere, a mandare a quel paese questa gente. Tu non puoi, allora è come anche per nel nostro piccolo, anche i giornalisti non hanno fatto l'esame di Stato e quindi hanno buttato, dopo aver fatto i due anni magari di praticantato in qualche scuola di giornalismo, e in questo modo hanno perso un anno, letteralmente buttato via. Allora, i medici specializzati, quelli che hanno fatto il concorso, no? Qualcuno poi ha fatto ricorsi, eccetera, ma è tutto fermo. E poi tu cosa fai? Dici, allora, tu ti sei laureato in medicina, bravo, vieni che devi fare le inoculazioni del vaccino. E io ti chiedo, sì, e poi? Esatto. Mi fai un contratto, quanto mi dai? Niente. Non ti do niente, scusami, è per il bene del paese. Ma la risposta potrebbe anche essere sì, d'accordo, ma come vogliamo andare avanti? No, ma il bello ma la cosa estremamente significativa è che mancano i medici.
questo, e gli infermieri, cioè il personale sanitario, va bene, negli ospedali manca, e questa è una cosa che è all'evidenza di tutti ormai da tanti mesi, frutto di politiche sbagliate precedenti, dei tagli alla sanità, frutto di una legislazione sbagliata universitaria, di quello che ti pare, però di fatto mancano i medici e mancano gli infermieri. Allora che è consolidato questo concetto, che si fa? Ecco, ma sai perché mancano i medici e mancano gli infermieri? Perché i tagli alla sanità sono un falso problema, nel senso che in realtà non è che dice, allora noi spendavamo 100, abbiamo deciso di spendere 50, basta, bisogna risparmiare, e questo sarebbe un taglio alla sanità. No, il concetto era, noi spendiamo 100, no, vogliamo spendere 120, no, dobbiamo tagliare la sanità, ne spendiamo 110. Ragazzi, la matematica non è un'opinione, vuol dire che ne spendiamo 10 in più rispetto ai 100 previsti inizialmente. Allora uno dice, ma dove sono finiti questi soldi? Qui allora c'è qualcosa che non quadra. Sono andati ad non arricchire, ma ad assumere molte più persone nei settori amministrativi della sanità. Cioè tu hai degli ospedali dove hai una certa percentuale di medici e infermieri ed una percentuale nell'era della digitalizzazione di gran lunga superiore di impiegati e amministrativi, soprattutto di tipo amministrativo. Ok? Perché noi stiamo sempre in un paese di lottizzazione politica, perché è come quando fu fatta quella oscena riforma delle tre maestre, che io ho sempre contestato, che era una scusa per poter triplicare e poter assumere persone che erano precarie da molti anni e invertire i rapporti di forza sindacali all'interno della scuola, che prima era tutta filo cattolica CISL e poi è diventata tutta filo PDS, all'epoca CGL. Ma se andiamo avanti in questo modo, è chiaro che poi dopo è arrivata la chiusura delle università, con i numeri chiusi, con le situazioni che si sono create anche di lottizzazione all'interno dei concorsi dei professori universitari, eccetera, con gli scandali che si sono succeduti nel corso di questi ultimi 20 anni, perché il problema non è di questo governo. Lontano. Io dico che risale come minimo alla riforma, che ribadisco, famigerata del titolo quinto della Costituzione, quando ci fu la regionalizzazione della sanità, che invece a mio avviso deve essere nazionale, pubblica, centralizzata. Andrea, devo andare in pubblicità, ti ringrazio anche Luca, e poi ci sentiamo prima di Natale per gli auguri. Con piacere e grazie a voi. Buona giornata. Ciao Andrea, grazie. Buona giornata. Pubblicità. Allora, siamo giunti alla fine della nostra puntata, caro Luca Virgili, detto fresco, è stata una puntata paliesca, politica, varia. Molto vicina secondo me a certi desiderata delle persone, per esempio la ristorazione in questo caso, secondo me sono una necessità dei problemi. Allora, grazie Luca, grazie allo staff tecnico, grazie a voi che ci avete seguito, e passiamo ora alla super canzone di Neri Corsini, poi Dolce Giuridica. Dolce Giuridica, poi c'è Cecilia, vedo già con i suoi ospiti che sono pronti per la Brandano, non mi ricordo qual è il sottotitolo di Cecilia, come? Costume e società. Perfetto. Vai. Ciao, a domani a mezzogiorno con una nuova puntata Lontani ma vicini, però alle 11, però c'è prima il difensore civico, per cui tutto, difensore civico. E poi dopo di noi ci sarà la Linte con Agata Tancredi. Buona giornata a tutti. Buongiorno. Questo virus mi sconquassa, quasi come un rock and roll. Ripenso al tango che rilassa, come un bel film con Claudia Cole.
l'avrà mandato Xi Jinping oppure l'ha inventato Trump. Ma come posso mai combattere io con gente di questo stampo? Let's go in rock and down, let's go in rock and down, let's go in rock and down, let's go in rock and down. And if you feel just like a clown, let's go together, we'll rock, rock, rock. Let's go together, we'll rock, rock, rock. Let's go together, we'll rock and down. Allora sai cosa mi invento per combattere la tortura? Di vedermi misurata sempre la temperatura. Io m'abbandono al rock and roll per sentirmi meno solo. E poi mi immergo tutto dentro il gel, mi rilasso e prendo il volo. Let's go in rock and down, let's go in rock and down, let's go in rock and down, let's go in rock and down. E se ti senti un clown, let's go lo stesso in rock, rock, rock.